Amici di HD Vlog, continua la nostra guida su Dark Souls 2. Andiamo, dopo la peccatrice facciamo un giro in un'area nuova. Boschetto del cacciatore. In sostanza si tratta della zona che avete affrontato nella beta, quindi dovreste più o meno conoscerla. Partiamo dal falò. Qui c'è qualche mostriciattolo che non ci interessa. Attenzione a questo verde, perché adesso vi faccio vedere chi sono. Sono quelle farfalle che lasciano giù il veleno. Qui sotto si potrà esplorare. Lì infatti vedete un'anima da raccogliere, un oggetto. Questo non morto è più morto che vivo. Siamo umani, quindi noterete dei segni per terra. Siccome qui è buio, conviene fare un po' di luce. Op. Quella porta qua la apriamo dopo. Prima facciamo pulizia di cattivi in giro. Soprattutto questo arciere che dà fastidio. Questi mostri sono molto somiglianti, questi nemici, a quelli che abbiamo visto nel Borgo dei Non Morti in Dark Souls, nella parte inferiore dove c'era il demone capra. Vediamo quanti siete. Facciamo così. Una bella caduta. Sono molto agili, quindi non prendete sottogambe. Un'anima adesso lato ignoto, una gemma. Qui non c'è niente. Andiamo a raccogliere quell'oggettino. Un pugnale per bandito per uno, vabbè. Niente di interessantissimo. Però mi raccomando, esplorate sempre. Io continuo a dimenticarmi di portarmi la torcia, qui si può accendere. Facciamo un salto su, però anche lì in fondo, perché poco torniamo indietro. Passiamo un attimo qua indietro, ma mi sembra che è chiuso qua, sì, c'è una porta, niente. Facciamo un salto su, che andiamo a raccogliere ancora qualche oggettino, e poi vi porto al secondo falò della zona, che è molto, molto vicino. Che male. Vabbè, torna a dormire. Qui non si può fare niente. Ma questo qui non mi ricordavo che esistesse. Beh, tanto sei inutile. Qui c'è un oggettino carino. Muschio velenoso e gemma vitale. Qui fatemi prendere bene la mira, se no qua ci capottiamo. Ecco. Che botta. Vabbè, usiamo questa Estus, tanto tra poco arriviamo al falò. Il falò, vabbè, ma inutile che ve lo dico, tanto voi lo sapete, la beta l'avete giocata. Comunque il falò è poco qua dietro, poco distante. Qui c'è un'imboscatina, ecco qua. Maledetto, mi stava facendo cadere, eh. Per scendere si passa da quella scala. Chi vuole può provare a prendere quell'oggetto. Non vi dico cos'è. Troppo facile, se no esplorate un po', perché altrimenti diventa troppo semplice questo gioco. Dark Souls è semplice sulla stessa riga. Non è proprio una cosa che si conosce. Allora, questo è il falò. Non c'è nient'altro. Quindi lo accendiamo. Ci prendiamo una pausina, perché tanto non vi faccio vedere nient'altro della zona per adesso, e vi rimando l'appuntamento al prossimo video.